Sigma, abbiamo un problema. Un problema chiamato continuità. La Sigmaversa non riesce più a infilare risultati positivi in serie. Un andamento a singhiozzo che sta di fatto allontanando giornata dopo giornata i normanni dal secondo posto della Pool B, l'ultimo utile per accedere al tabellone dei playoff promozione. Lo stop al tie-break sul campo dell'allora capolista Gioia del Colle aveva fatto ben sperare. Sperare qualcosa di decisamente meglio di quanto visto invece con Cantù sabato scorso al Palaia Cazzi. Libraro e compagni invece sono crollati dinanzi al proprio pubblico in maniera inopinata, quasi di riflesso, allontanandosi nuovamente dalla terra promessa. Gambe molli, testa forse troppo piena di pressioni e preoccupazioni, sono state le cause principali di una disfatta che rischia di rovinare definitivamente il cammino della Sigmaversa. E se il buongiorno si vede dal mattino, l'avvio di gara della Sigma aveva fatto presagire una giornata da incorniciare contro Cantù. Un primo set da applausi, un 25-18 netto e categorico, a cui però la Sigma ha fatto seguire un lento ed inesorabile declino. Cantù, di uno scatenato Caio De Oliveira, ha rimesso in piedi il match per poi colpire al cuore avversa nel terzo e quarto set, confezionando una sconfitta che solo in virtù dello scontro diretto vinto ad Alessano con Gioia del Colle mantiene i normanni a meno 3 dal secondo posto. Ancora possibile sognare, ma adesso sarà vietato sbagliare. Ultima chiamata per i playoff, Aversa avvertita. Per Sottorete Campania, Giulio De Luigi.